Salve a tutti, io sono Boban Pesov e benvenuti nel mio canale. Allora, oggi cosa vogliamo fare? Voglio proporvi una sfida di disegno, ovvero la 10-1-10 Challenge che ho già fatto in passato con Link e Goku, vi ricordate? Praticamente bisogna andare a realizzare lo stesso personaggio in 10 minuti, 1 minuto e 10 secondi. È una sfida particolare, ma molto 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 divertente. Quindi ho voluto dopo 2 anni riproporvela, anche perché è da un bel po' che non faccio questa tipologia di video, ma è da un bel po' che non faccio video in generale. Prima di partire con la mia 10-1-10 Challenge, vi ricordo una cosa importante: a tutti voi, novelli, disegnatori e non solo, Sudocity, che ormai tutti conoscete, dato che l'hanno fondato quei due sul server, da oggi, mi raccomando, partono i videocorsi. A partire da oggi, fino a mezzanotte di domani, sarà disponibile un mio videocorso di disegno speciale per inaugurare questa sessione dei videocorsi. Mi raccomando, vi ricordo che lo potete visionare solamente in queste poche ore, ok? Quindi correte assolutamente a vederlo e tratterà l'anatomia del corpo femminile, in particolar modo una parte del corpo femminile. Sarà molto interessante, credetemi. Imparerete tante tante cose nuove, ok? Quindi a tutti voi disegnatori, se siete interessati, link in descrizione. Non perdete questa opportunità. Questo è anche un modo per dirvi che da oggi in poi, nei prossimi mesi, caricherò diversi videocorsi di disegno dove cercherò di insegnarvi alcune tecniche di disegno, sia digitale che tradizionale e così via. Quindi restate connessi, ok? Con Docity. È una piattaforma molto interessante e sono sicuro che imparerete tante cose. Vi ricordo che oggi non c'è solamente il mio videocorso, ma potete trovarne altri, ok? Come quello di Barbaroffa, quello di Quaidu sul server e così via. Spulciate Docity e capirete. Quindi non perdiamo tempo e partiamo con la 10-1-10 Challenge. E oggi andrò a realizzare Thanos. Tutti abbiamo ormai un hype pazzesco per questo endgame. Quindi a questo punto, dato che Thanos è un personaggio che io ho apprezzato tantissimo, ho deciso di farci la 10-1-10. Ho preso di riferimento il Thanos del film, non quello dei fumetti, perché mi piace di più. Partiamo con la nostra 10-1-10 Challenge. Perfetto, siamo qui davanti al nostro foglio e andremo a realizzare i nostri primi 10 minuti. Diciamo che è il disegno dove dovrebbe venire quello un po' più gradevole alla visione di voi spettatori, perché poi del resto ce ne sbattiamo altamente le giberne. Ma andiamo a cominciare con la nostra titanica sfida, dove andrò a realizzare il nostro Thanos in soli 10 minuti. Ok? Via! Allora, partiamo col testone, vediamo un po', più o meno dovrebbe avere questa forma qua. Una sorta di Huacos, vi ricordate i Huacos? Quelli, magari tanti di voi non se li ricordano, forse non hanno vissuto il periodo dei Huacos. C'è questa forma strana, questo mascellone. Ok, diciamo che la testa di Thanos ha una forma di un Huacos. Non devo perdere tempo, non devo perdere tempo! Morti, morti, morti! Dobbiamo andare lì in spazio! Morti! Che figata sarebbe che Rick e Morty ad un certo punto incontrano Thanos e gli fanno un culo. Decisamente Rick Sanchez è ancora più pericoloso di Thanos. Ammettiamolo. Come vi ho detto, andrò a seguire la versione di Thanos, quella del film. Quindi, beh, almeno cercherò di renderla somigliante a quella del film. In 10 minuti non si possono fare miracoli. Ok, ora partiamo con la parte della colorazione? No, assolutamente. Andiamo con i contorni. Segniamo questa sua sacca scrotale che si ritrova. Lo dice anche Star-Lord.
Ok, passiamo alla colorazione che, come ho detto, è fondamentale. Abbiamo 4 minuti e sono fondamentali e io sto perdendo tempo a dirvi la parola fondamentale e non è fondamentale perdere tempo. Wow! Come detto, ho utilizzato un indelebile, così almeno quando ci passo sopra l'acquerello non lo vado a faccio il pastrocchio. Fatta. Sto cercando un colore giallo, ma non riesco a trovarlo. Vediamo un po' qua. Ci abbiamo questo colore qua per dare l'effetto dell'armatura. Almeno ci proviamo. Quanto manca? 2 minuti. Me la sto cavando, amici miei, me la sto cavando. Wow, sta venendo anche abbastanza bene. Ragazzi, in 10 minuti non si possono fare miracoli. E io sto facendo di tutto per riuscire a renderlo più simile a quello reale. Allora, mi sto perdendo. Mi sento lento. Mettiamo un po' di viola, un po' più scuro. Prendiamo un co... No! Aiuto! Quanto manca? 2 minuti. Allora, rendiamo ancora un po' più scuro il volto. Mi sento lento. Sono proprio curioso di sapere come riuscirò a gestirmela in 1 minuto col colore. In 10 secondi? Sarà una bella sfida. Ok, ci sta. No, facciamolo ancora più, un po' più scuro. Ok. Senza esagerare, ovviamente, perché non voglio fare pasticci. Prendiamo un pennello più piccolo. Pennello più piccolo! Aiuto, dov'è? Ce l'ho portata di mano! Non posso perdere tempo! Andiamo avanti con questo. Mannaggia sto pennello bastardo che scomparsa. Col pennello più piccolo avrei fatto cose un po' più sofisticate. 43 secondi. Ragazzi, ci siamo. Mi sto agitando. Mettiamo un po' di poteri qua in... Poteri. Questa roba qua per raggiungere un po' di fondale. Aiuto. Ok. Credo di esserci. Mancano 8 minuti, 8 secondi, 5, 4, 3, bastardo. Ok, sono riuscito, ho capito, chiudi. Ok, sono riuscito a realizzare il nostro Thanos in 10 minuti e anche a colorarlo e renderlo, diciamo, vagamente somigliante a quello del film. Mi hanno aiutato moltissimo queste parti qua lasciate chiare, perché dà un senso di luce, ok? Poi qua, essendo che era ancora bagnato, ho puntato tutto lo scuro e gli ho dato ancora più ombra a tutto il personaggio e diciamo che qualcosa è venuto fuori. Ma questa è la parte magari più facile, tra virgolette. Ora passiamo alla parte un po' più difficile, che è quella da 1 minuto. Cambiamo foglio e ci vediamo tra poco. Ok, ci siamo, ho cambiato foglio e qui ci troviamo il riquadro da 1 minuto e quello da 10 secondi. Giustamente andiamo a sfidare la sorte con i 60 secondi.
non so neanche con che cosa iniziare a disegnare. Sarà complicato, ok? Vogliamo partire? Sicuro? Vai! Ok, testone, eccolo qua. Faccia incazzata, nasone, labroni. Abbiamo 43 secondi. Wow, sono riuscito a far cosa? Riusciamo a colorarlo? Sì, dove è il pennello? Ok, andiamo con i primi colori. Tan 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 tan. 26 secondi. Sto facendo un disastro. Ah. Ok. Sto riuscendo anche a colorarlo. Ok, un po' di scuro qua e là. Ok, eccolo qua. Ce l'ho fatta. È una merda, ma ce l'ho fatta. Sembra di aver sgozzato un alieno. Sembra, non lo so, sembra un uomo di colore che vuole interpretare Thanos. Ma qui c'è la parte più bella, ovvero 10 secondi. Proviamo a metterli. Con che cosa parto? Allora, tengo a portata di mano con la mano sinistra il colore. Contemporaneamente disegno e coloro. Vai! Che schifo! Ok, sembrano quei cosi dell'isola di Pasqua, quelle statue. Ah, è orribile, è veramente brutto. Ma quello da un minuto è brutto, ma questo, wow, sembrano quelli dell'isola di Pasqua. Concludiamo un attimo. Aspetta un po', aspetta. Grazie mille per la vostra attenzione, vi ricordo, se volete vedere altri video come questi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, e se volete altre sfide, proponete pure, farò in modo di riproporre di nuovo dei disegni realizzati con la mano destra e poi con la mano sinistra, e ovviamente anche altre sfide, come ad esempio disegnare con lo spazzolino da denti. Ideona. Sarebbe figo. Ok, proviamo. Ok, voglio fare questa cosa, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vedere una sfida di disegno mano destra versus mano sinistra, oppure disegnare con uno spazzolino da denti. Perché? Vi ricordo, lo dicono tutti, lo dico anch'io, accendete la campanella per restare connessi, già faccio pochi video, purtroppo sono molto molto incasinato ultimamente, quindi il canale lo sto trascurando parecchio. Una volta era per il fatto che lavoravo sempre continuamente sul fumetto di Nazi Vegaraidi, e adesso perché c'è mia figlia. L'ironia della sorte ha voluto che fossero due bambine a farmi allontanare dal canale, Heidi e mia figlia. Questa cosa è wow. Ci vediamo la prossima volta, e ovviamente torneranno anche i video quelli che non piacciono ai leghisti.